Per avere delle sopracciglia dall'aspetto naturale è importante utilizzare più colori nel ridisegnarle, quindi vi consiglio di utilizzare un colore più chiaro e uno più scuro, così da iniziare nella prima parte col colore più chiaro e terminare invece con l'altro colore. Uno sguardo intenso ma definito, vi consiglio di applicare il mascara Impeccable con dei movimenti a zigzag e infine il mascara Lamma dal basso verso l'alto. Per rendere le vostre ciglia più doppie, se il mascara non dovesse essere sufficiente, vi consiglio di applicare una prima passata di mascara, dopodiché scegliere o il nostro primer loose powder o la nostra cipria e con l'ausilio di uno scovolino applicarlo sulle ciglia. In seguito procedere con un secondo strato di mascara. Per rendere le vostre ciglia più folte e più nere visivamente, vi consiglio, oltre all'utilizzo del mascara, di applicare la matita nera nella rima interna e superiore dell'occhio. Per prolungare la durata dei vostri ombretti e rendere il colore più vivace e presente, vi consiglio di applicare i nostri correttori correttivi come base ombretto, quindi applicateli sulla palpebra, sfumate e in seguito applicate l'ombretto che avete scelto. L'applicazione dell'eyeliner è un problema per tante donne, perché comunque bisogna avere una mano ferma e si ha paura di realizzare un tratto unico. Quindi come possiamo fare per applicarlo al meglio? Applicate prima la matita nera, realizzando dei piccoli puntini, e poi unite i puntini grazie all'ausilio dell'eyeliner. Per delle sopracciglia impeccabili è importante ridisegnarle, ma non solo. È anche importante che esse rimangano ferme durante l'arco di tutta la giornata. E per farlo vi consiglio di utilizzare la matita Phantom e il vostro burro cacao preferito. Quindi applicate il prodotto che avete scelto sulle sopracciglia e poi tamponate col polpastrello.